Terze dosi a quarantenni e cinquantenni. Si parte in anticipo da lunedì con i vaccini anti-Covid. La regione cerca di correre più veloce della quarta ondata. La circolare Figliuolo taglia i tempi di attesa. L'unità di crisi fa il punto sull'epidemia. Tra le emergenze ci sono i casi under 19. Marsiglio però tranquillizza i cittadini. Al momento scongiurata la zona gialla, nonostante l'incremento di contagi. Intanto, a gennaio potrebbero partire in Italia le vaccinazioni anti-Covid per i bambini al di sotto dei 12 anni. Ad annunciarlo è il professor Francesco Chiarelli, direttore della clinica pediatrica di Chieti, a margine del congresso nazionale di nutrizione pediatrica giunto alla quarta edizione, il cui responsabile scientifico è la dottoressa Annalisa Blasetti, che si è svolto nella sede del rettorato dell'Università D'Annunzio a Chieti. Il professor Chiarelli vuole precisare la situazione del Covid che riguarda in particolare i più piccoli. Dunque, la Food and Drug Administration, che è l'ente regolatorio degli Stati Uniti, ha approvato la vaccinazione con virus ad mRNA in data 29 ottobre e negli Stati Uniti dal 1 novembre i bambini dai 5 agli 11 anni sono sottoposti a vaccinazione anti-Covid. La nostra agenzia europea, EMA, approverà il vaccino, è prevista l'approvazione del vaccino il 29 di novembre e quindi la nostra agenzia italiana, Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, seguirà a ruota, in genere l'approvazione è contemporanea, quindi presumibilmente dal 1 dicembre o al più tardi dal 1 gennaio i bambini dai 5 agli 11 anni potranno essere sottoposti a vaccinazione anche in Italia. Ai genitori più scettici cosa si sente di dire? Ma mi sento di dire di seguire la scienza e mi sento di dire ai genitori che non è vero che i bambini non si ammalano di Covid. Noi in clinica pediatrica a Chieti abbiamo avuto bambini anche gravi ammalati di Covid, possono avere serie conseguenze come per esempio la malattia sistemica multinfiammatoria, multisistemica infiammatoria dell'infanzia, possono avere una miocardite, una pericardite e possono stare davvero molto male. Inoltre i bambini che socializzano, che vanno a scuola, chiaramente trasmettono molto più facilmente. Quindi, se noi vogliamo un giorno, che io spero non lontano, liberarci da questo incubo, di questa pandemia e tornare ad una vita normale, soprattutto io come pediatra dico a tutela dei bambini che possano andare a scuola, possano fare sport, possano fare una vita normale, noi dobbiamo vaccinarci, innanzitutto noi adulti per primi e poi vaccinare anche i bambini. Dottoressa, il rapporto tra Covid e cibo. Ci sono studi che dimostrano che la pandemia ha decisamente peggiorato uno dei più grandi fattori di rischio presenti, diciamo, in età pediatrica, che possono proiettare la loro, diciamo, influenza metabolica negativa in età adulta, che è l'obesità. Tant'è che è stato coniato il termine Covid-obesity, cioè è dimostrato che complice la DAD, complice le restrizioni, complice il lockdown, di in pratica si è avuto un aumento del BMI, del peso, della circonferenza vita nei pazienti in età pediatrica e magari forse anche negli adulti.